Ciao, sono Alessandro Perilli e oggi ti parlerò di aste giudiziarie. Vi siete mai posti la domanda se in realtà le aste giudiziarie sono davvero una cosa utile oppure no? Ci sono da capire un po' di cose, adesso in questo video le approfondiamo perché voglio che tu che stai guardando possa apprendere, capire, informarti meglio su questo mondo e se effettivamente è un qualcosa che può davvero esserti utile ed essere utile alle altre persone. Molto spesso la gente si chiede se effettivamente le aste giudiziarie sono qualcosa che può servire. A volte si pensa che si va contro a chi ha quella casa, per esempio, o ha quei beni che sono di sua proprietà, però li vengono tolti da un giorno all'altro. Ci sono da capire un po' di cose, quindi la prima cosa che voglio che tu capisca è che molto spesso accade che metà di queste persone, se non di più, sono consapevoli del causare il problema finanziario che poi si trasforma in asta giudiziaria. Perché prima di essere messo un immobile o un bene mobiliare in vendita all'asta, la banca o l'istituto di credito o il creditore manda delle notifiche a questo debitore, lo avvisa, lo informa, gli spiega la situazione, gli spiega che ha bisogno di recuperare questi soldi o questi beni, questi servizi che poi hanno un valore economico. E quindi il debitore, cosa succede? Molte volte le persone non comunicano, non parlano, non spiegano le proprie motivazioni e non documentano quella che può essere eventualmente la difficoltà. Soprattutto in Italia ci si approfitta della legge perché ci sono delle leggi che permettono di poter chiudere con un lucchetto, tra virgolette, la prima casa, addirittura possono passare tanti anni e quindi prima della vendita all'asta addirittura. Quindi in tutto questo periodo la gente, per esempio un inquilino, una coppia, una famiglia che vive in questa casa che poi verrà venduta all'asta, vive all'interno di questo immobile per tanti anni fino a quando la procedura non viene aggiudicata e quindi l'immobile non viene aggiudicato a una terza persona. Quindi si vive, tra virgolette, gratuitamente all'interno di questo immobile. Si pagano le prime rate, questo è successo in passato perché sono dati alla mano, si pagano le prime rate del mutuo, del finanziamento e poi si decide di non pagare. Questo per metà dei casi. L'altra metà dei casi è che veramente ci sono state delle difficoltà economiche sul lavoro e per altre ragioni, quindi per altra natura. In quei casi le persone possono essere comunque aiutate. Però il punto non è solo questo, il punto è capire se veramente le aste giudiziarie possono servire a qualcosa. Servono assolutamente sì, perché quando ci sono questi casi molto spesso ci si ritrova in famiglie che vivono all'interno di un condominio. E a pagare le spese di questo condominio, per volontà di non dover pagare o per altra ragione, sono le altre persone, sono gli altri condomini a farsi carico, per forza di cose, di questi costi, di queste spese. E se tra questi condomini ci sono delle famiglie che hanno a loro volta difficoltà, come devono comportarsi queste famiglie? Beh, si comportano come dovrebbero fare tutti quanti, sforzarsi nel pagare almeno quei costi. Molto spesso invece chi è oggetto di esecuzione si approfitta e fa del calderone tutta una minestra e decide di non pagare più nessuno per una serie di motivi. Molto spesso ci si ritrova a vedere questi inquilini che lavorano, a volte hanno un lavoro part time messo volontariamente perché non è toccabile da parte di creditori. A volte ci sono lavoratori a nero, quindi in realtà la possibilità in parte c'è di pagare, però ci si approfitta della legge, ci si approfitta della bontà delle altre persone e a pagare sono tutti gli altri. Questo è l'esempio di un condominio. Provate a pensare invece se un'azienda è a fare questo. E cosa succede? Che se ci sono dei fornitori che non vengono pagati, a loro volta dietro ci sono delle famiglie di lavoratori che possono da un giorno all'altro non percepire più lo stipendio perché una grande commessa, che è l'azienda che matura il fallimento, una grande commessa non viene più pagata e a catena ci sono tante altre aziende, quindi l'azienda fornitrice, a loro volta altri fornitori, che ne pagano le conseguenze. E quindi l'asta effettivamente conviene oppure no? L'asta è assolutamente
una soluzione validissima, perché permette, se non nel totale, almeno in gran parte, di andare a recuperare quel credito, recuperare quei soldi, una parte di soldi, per andare a soddisfare poi i creditori, che possono essere, ricordiamoci, dei privati, possono essere delle aziende, possono essere condomini, possono essere istituti di credito, ci sono diverse tipologie di creditori. Quindi andare a colmare, almeno in parte, con dei soldi che derivano dalla vendita di un immobile, dalla vendita di un'azienda che è stata a sua volta incapace di mantenere la promessa del credito fatto, quindi dei crediti, del finanziamento, dei servizi ricevuti, si va a colmare in parte questi creditori. E quindi perlomeno in parte si riesce a salvare. E le aste giudiziarie servono proprio a questo. Perché se ci sono delle grandi aziende, se ci sono tantissime situazioni, migliaia e migliaia e migliaia di situazioni in Italia e nel mondo di questo tipo, beh, a pagarne sono tante altre famiglie che invece cercano ogni giorno di lavorare, di andare avanti, di stringere i denti e di portare avanti con etica quello che è il proprio lavoro e quello che è la moralità di se stessi. Quindi le aste sono assolutamente una cosa utilissima per tutti quanti, perché non è detto che sono solamente gli altri a subire questi torti da parte di chi non paga, ma intorno a noi abbiamo almeno una situazione, se non due, se non tre, tra i nostri conoscenti, familiari, amici o parenti. Apriamo bene gli occhi, guardatevi bene intorno, perché tutti quanti abbiamo delle situazioni di questo genere. Molti non ne parlano, giustamente per vergogna, però se ci sono di queste persone dobbiamo cercare di aiutarle, questo senz'altro, ma dobbiamo essere consapevoli che a pagarne siamo tutti quanti. Provate a immaginare se un immobile viene svalutato, o più immobili, una serie di immobili, decine e decine di immobili all'interno di un piccolo borgo, di un paese, vengono messi all'asta, questi immobili perdono di valore. Di conseguenza ci sono altre persone che stanno pagando per via di coloro che non saldano questi debiti, come già vi ho spiegato prima, però provate a pensare al mercato immobiliare. Se questi immobili perdono valore, di conseguenza attorno a sé tutti gli altri immobili in piccola parte inizieranno a perdere valore. Quindi il mercato inizia a calare, inizia ad esserci un valore di mercato inferiore. Questo portatelo a livello nazionale, portatelo a livello globale, provate a pensare quanti soldi, anche indirettamente, tante persone, compresi voi, compresi noi, compresi me, possiamo perdere. Possiamo perdere in quello che materialmente in questo momento abbiamo come patrimonio, ognuno di noi. I miei clienti mi pagano per risolvere queste situazioni, quindi per andare ad aiutare sia chi vuole rimettersi in gioco, quindi chi non ha possibilità di pagare più il mutuo e vuole però ripristinare i suoi debiti senza pesare sulle spalle di altri. E poi ci sono quei clienti che mi pagano per comprare un immobile all'asta e poi indirettamente aiutare questi creditori, queste persone, coloro che hanno prestato servizi e denaro e poi non hanno più riavuto indietro questi soldi. Grazie all'acquisto all'asta riusciamo ad andare a colmare perlomeno in parte questo debito, questo credito, in realtà, che queste persone, queste aziende hanno bisogno di recuperare. E anche tu puoi comprare all'asta, anche tu puoi imparare a fare questo, e se hai bisogno di aiuto contattaci, saremo lieti di poterti aiutare. Ciao da Alessandro Perini.